Un minuto di silenzio sui campi di Serie B per ricordare Stefano Galletti, giovane tifoso della Ternana, morto in viaggio per seguire la propria squadra. Nel Novara non recuperano Tres Signori, rientra dalla squalifica Garofalo, Entella con Sestu non al meglio in panchina, Masucci in avanti con Caputo e Costa Ferreira, in difesa c'è Pellizzer, dirige Marini della sezione di Roma. Dopo 5 minuti, punizione di Costa Ferreira, stacco di Masucci in anticipo, Entella subito in partita. Nono di gioco, ci prova di controbalzo ancora Costa Ferreira, un sinistro non molto lontano dal palo. La replica del Novara. C'è il sinistro violento di Garofalo, corregge sotto porta Galabinov, smanaccia Jakobucci. Poco dopo ancora l'attaccante bulgaro di destro, pallone che termina a lato. Minuto numero 42, l'Entella del grande ex Aglietti vede sfumare una grandissima occasione con Masucci a tu per tu con Da Costa, palla alta. È il momento dei liguri, è ancora Costa Ferreira, destro tesissimo che non scende e va oltre la traversa. Le immagini curate da Patrizia Pellegrini ci portano alla ripresa e al sinistro, come possiamo osservare, di controbalzo di Garofalo in tuffo, Jakobucci, grande parata. Quarto d'ora del secondo tempo, destro al volo da oltre 20 metri di Manconi, nulla può Jakobucci, siluro per bagnare l'esordio in campionato, Jacopo Manconi, prodotto del vivaio piemontese, e siamo sull'1-0. Allo scadere c'è comunque l'unica incertezza del numero 1 dell'Entella, è Gonzales, di testa ci prova ma Ceccarelli salva sulla linea. È sicuramente la prima vittoria, niente più o segno meno in classifica. Il Novara è stato più preciso in zona tiro rispetto a un'Entella che ha lasciato troppi spazi nella ripresa e che ha avuto comunque, al di là della sconfitta, nel suo portiere Jakobucci il migliore in campo. Ribadisco soltanto il risultato. Novara batte Entella 1-0. A te, Andrea Fusco. Allora,